Qual è il suo compito qui in questa catena di montaggio? Il mio compito è quello di sigillare i sacchetti più degradabili, poi passarli alla rosa che li mette nel sacchetto, 5 pacchi da 10, poi io li sigillo e li metto qua. Anche Michele, assieme ad altri colleghi, sta lavorando al nuovo progetto innovativo dal nome Party Service, servizio di noleggio e lavaggio di piatti e stoviglie riciclabili, proposto dalla cooperativa Ipiosi. Obiettivo è l'attenzione all'ambiente e fornire lavoro ai soci della cooperativa, in parte svantaggiati. E questo periodo registra il picco di lavoro per la grande richiesta di sagre paesane ed eventi. Abbiamo iniziato più o meno l'anno scorso, quindi è stato un anno di rodaggio, quest'anno lo stiamo strutturando e consiste nel noleggio di piatti in melamina di varie forme. Melamina è plastica riciclata, quindi è un materiale che garantisce un peso minore ma una qualità ottima per quanto riguarda l'utilizzo come piatto, e quindi dà alle persone l'impressione di mangiare come in un piatto di porcellana, quindi la qualità è decisamente aumentata. Inoltre c'è un aspetto ecologico da non trascendere, che è quello di non fare assolutamente rifiuto secco, perché tutto quello che noi diamo in fornitura a enti, associazioni, proloco e via dicendo che ce lo chiedono, non produce rifiuto secco. Le attività della cooperativa sono tante, a partire dall'ospitalità residenziale di 10 persone con problemi, al centro diurno con 22 ospiti che poi trovano impiego durante il giorno nei laboratori artigianali e lavori vari, cercando di proporre attività che rispettino capacità e inclinazioni di ciascuno. La cooperativa Ipiosi inizia a essere una famiglia abbastanza allargata, perché comprende varie attività sia nell'ambito dei servizi alla persona sia nell'ambito dei servizi di integrazione lavorativa. Attualmente lavorano qui da noi più di 100 persone che appunto sono impegnate nell'area storica, diciamo, della cooperativa, quella per cui è nato, che sono i servizi per la disabilità e i servizi educativi. E per quanto riguarda invece i servizi di integrazione lavorativa, nella manutenzione delle aree verdi, nelle pulizie, nell'assemblaggio e in queste nuove esperienze che stiamo portando avanti.